Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Se senza amata, ma è un rivendicando il fatto che lei è stata dalla parte della, del lavoro, della dignità del lavoro, devi andare, Marcello, lo capisco. Sei qui ormai da ore, l'ho sequestrato. Vai, vai. Io credo che ha detto bene Marcello Sorgi quando dice che queste sono state le sue proposte, ma allo stesso tempo mi preme sottolineare che lei ha parlato bene, ma razzola molto male. E quando parla di reddito di cittadinanza è evidente che non conosce chi oggi in Italia è disoccupato, perché, scusatemi, è imbarazzante per la sua confutabilità il ragionamento per cui se uno può lavorare deve lavorare, ma la disoccupazione non è che esiste perché la gente è pigra, c'è tanta gente, soprattutto giovani, ma non solo, cinquantenni, quarantenni, che non vedono l'ora di avere un posto di lavoro stabile e che sono costretti a prendere il reddito di cittadinanza perché il lavoro non c'è e non è stato creato. È uno dei modi per creare lavoro, semmai, è combattere l'evasione fiscale, è ridurre l'orario di lavoro. Possiamo discutere su questo, per carità, nessuno ha la ricetta magica, se no saremmo tutti bravi. Cioè, il reddito, dici tu, è una toppa su un buco che c'era e stracera, non è che perché innanzitutto, parliamo di due cose, reddito di cittadinanza e salario minimo, di cui ha parlato lei, ne potremmo parlare di 100. Allora, innanzitutto, in tutti i paesi europei c'è il reddito di cittadinanza, da parlamentare europeo ve lo confermo. In tutti i paesi europei si sta... In alcuni c'è già il reddito minimo, sta aumentando, persino la Grecia, hai detto bravissima, persino la Grecia, sta aumentando, in Germania hanno aumentato il salario minimo orario. Allora venire a dire che chi può lavorare, il cosiddetto occupabile, non deve prendere il reddito perché può lavorare, è una cosa falsa, è sciocca, non è con la realtà. Quanta gente vorrebbe lavorare ma non trova lavoro? Allora, laureati anche, persone qualificate. Quindi, Senaldi, a chiacchiere mi piace, ma poi la realtà è tutt'altro. Perché, come dicevi,